E oltretutto noi fino all'anno scorso lavoravamo in... È stato molto strano perché le lezioni si sono interrotte alla fine di febbraio, inizio marzo, e oggi appunto è stata la prima lezione in presenza dopo 6 mesi. È stato molto bello perché certamente la didattica a distanza non può offrire le stesse cose che offre invece la didattica in presenza, soprattutto a livello empatico con il professore. È un primo passo verso la normalità e già questa può essere considerata una ritrovata normalità. C'è qualcosa che manca secondo lei? Ecco, più che altro l'interazione proprio dialogica con gli studenti, avere anche un contatto più ravvicinato che si spera possa riprendersi a breve senza traumatizzarci troppo. In realtà è la prima volta in assoluto. Primo anno, matricola? Primo anno, sì, matricola. Fisica. Fisica, stamattina è la prima lezione? Esatto, sì. Con che spirito ci si approccia? Beh, sono contento sicuramente di partecipare e di iniziare un anno nuovo. In realtà è proprio prima esperienza e in effetti è tutto nuovo perché comunque è mascherina. Sei una matricola? Sì. Ah, quindi anno. Per te è proprio il primo giorno all'università? Ebbene sì. E si spera per il meglio, malgrado tutto. Però si è occorso fare dei sacrifici, comunque li facciamo. Mancano le persone con le quali studi, che magari non si puoi vedere perché veniamo da parti dell'Italia diverse. Manca lo studiare dentro le aule, manca addirittura il professore, stare dentro l'aula al caldo a chiacchierare, il professore che spiega. Manca tutto. Bello ma strano anche per tutte le misure che ci sono state, quindi ci serve un po' per adeguarsi anche. Si respira un'aria diversa all'interno dell'università, di desolazione quasi. Cioè fa un po' strano anche perché la Sapienza è completamente vuota e diciamo che c'è tensione nell'aria, quindi... C'è tensione nell'aria, sì. Un tuo collega mi diceva si respira un'aria un po' spettrale. Esatto. Poche persone, esatto, e quelle che ci sono diciamo che sono spaventate. Ma più che altro sembra quasi un carcere o una fortezza di man... non lo so, con le guardie a ogni entrata che ti controllano e tutto, anzi teoricamente non si potrebbe neanche stare a spasso, senza un motivo, insomma, dovresti prenotare un'aula. Manca anche a me la dimensione della socialità. Io ho sempre avuto con i miei studenti un rapporto intensissimo, anche fuori dall'orario di lezione, a chiacchierare, a scambiarsi opinioni. La circostanza che ci troviamo con le mascherine, che non ci possiamo manco stringere la mano, è francamente insopportabile. C'è stata un po' di tristezza nel vederla così vuota, siamo abituati a vederla piena di studenti, però è un primo passo importante perché si torna alla normalità. Esatto. Mi sono persi molto motivati, chiaramente consapevoli della situazione straordinaria che stiamo vivendo, che è un unicum nella storia non solo dell'università ma anche nella storia del paese, e io sono soddisfatto. La normalità possibile, ecco, usiamo questo slogan per capirci. Sicuramente, se rispettiamo le regole, i ragazzi saranno al sicuro all'interno dell'aula universitaria. Mi auguro che anche all'esterno poi si rispettino le stesse regole per evitare una ripresa della pandemia.